mattina giù al parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo, dentro lo sguardo bruciava quel fuoco. Amava il gioco, amava il suo pallone, viveva per diventare il migliore, lo si chiamava il campione. Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso, guardava avanti in fissa e diceva a se stesso: sei solo tu con quella porta davanti. Per niente, diceva continuamente quel ragazzino già grande, coi sogni da adolescente. Nel campetto tra i palazzi si allenava al mondo, metteva il cuore sul campo e mostrava il suo talento, attento ad ogni appunto dell'allenatore. Cresceva col suo pallone, la stoffa del giocatore, un campione, coi sogni impressi negli occhi, suo padre là sugli spalti. Si rivedeva in carriera quando giocava ai suoi tempi, per non deludere fece un provino e subito si ritrovò con un contratto in fronte al grande pubblico. Vide i suoi sogni realizzati in un lampo, il ragazzino era un uomo ed ha spettacolo in campo, ed è l'orgoglio del padre e di tutta la famiglia. Negli occhi lo stesso fuoco quando combatte nell'area, mette la voglia, fantasia, altruismo per la sua squadra, mentre ripete a se stesso cercando la sua vittoria. Ci sei solo tu con quella porta davanti, un tiro da segnare che aspetta per svelare. Quello che fa problemi non ha, che non fatica, tu sai che non è così, ma quello guarda la tua vita da là in fondo, che ne sa di chi rovina quello per cui tu vivi. Attaccanti sorridenti, vinti e spenti, trasformati in divi, col conto pieno, matrimonio sincero, con donne che mai hanno amato davvero. Ecco perché fermarsi qui è troppo facile ormai, dire basta così ti rende fragile, sai, ora che quello che ha non brilla più come oro. Sia falsi e donne vuote, te tu dentro non sei come loro. Non è la grana che ti spinge, ma è la voglia di essere un nome inciso a fuoco nella storia, come una luce da seguire, con la stessa frase in testa impressa fino alla fine. Quindi siamo contenti che riusciremo a dare ancora soddisfazione. Ci sei solo tu con quella porta davanti, un tiro da segnare che aspetta per svelarti, sei tutti quei sogni per cui tu corri, li meriti davvero con sole. Solo tu e quella porta più in là, sotto i fischi di tutti quando quel tiro non va, particolari pochi, se pari si vede dagli occhi, che paura tu corri, che sia. Corri, se permise, se la mattina c'era il carico o il pomeriggio, non è che carichiamo la mattina e il pomeriggio. Sì, guarda, carichiamo sempre, ma è giusto, non si è abituato a lavorare, questo mese si può lavorare, si può lavorare bene, siamo al fresco, quindi è il mese adatto appunto per fare il ritiro. Tu come stai? Io sto bene, come i miei compagni, stiamo bene, stiamo trovando la condizione giusta per questa annata che ci aspetta, questa annata lunghissima. L'anno scorso sei venuto fuori soprattutto nella seconda parte, adesso bisogna cominciare già dall'inizio, invece ai ritmi della seconda parte di stagione scorsa. Direi di sì, dobbiamo partire forte. Io, peccato che la prima partita sono squalificato per quella munizione che ho preso, però ci sono tante partite, un campionato lungo e difficile questo, dove nessuna partita è scontata, ma penso che comunque con la squadra che abbiamo e con qualche innesto in più riusciremo a dire la nostra quest'anno. Qualcuno diceva che il Pescara era già attrezzato l'anno scorso per fare un torneo di B, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, tanti giocatori sono scesi dalla categoria appunto per affrontare questo progetto, ci siamo riusciti e ora siamo noi che il gruppo è rimasto quasi tutto quello dell'anno scorso. Sicuramente arriveranno, ripeto, altri rinforzi che ci daranno una grande mano.